Osservate queste due figure, quale secondo voi è Buba e quale invece è Kiki? Scommetto che per molti di voi Buba è la forma più tondeggiante e Kiki quella più appuntita. Il fenomeno è noto come effetto Buba-Kiki e si verifica indipendentemente dall'età e dalla lingua parlata. Molti pensano che sia perché pronunciando Buba tendiamo ad arrotondare la bocca, ma non c'è ancora una risposta definitiva. Secondo voi come mai?